Si sa che l'arte in genere fa bene alla salute. In Canada però i medici che cosa fanno? Prescrivono ai propri pazienti, portatori di neuropatologie come l'Alzheimer o il Parkinson, delle, come vedete, visite al museo. Dopo aver studiato gli effetti del disegno, della pittura e della visualizzazione di opere d'arte sulle funzioni cerebrali. I risultati sono stati sorprendenti, queste attività possono aiutare a prevenire la perdita di memoria, aumentare la forma mentale, stimolare il cervello a far crescere nuovi neuroni e aumentare la produzione di dopamina che migliora il senso di benessere e la capacità di focalizzare l'attenzione. Quante volte dopo aver visto una mostra, anche a noi è capitato, insomma, ci si sente appagati, sereni oppure turbati. L'arte sembra avere un ruolo che va oltre l'arte per l'arte, comprensibile grazie agli stati d'animo che si manifestano. L'arte è dunque una sorta di medicina, anzi fa bene e non ha controindicazioni, anzi l'arte ha ben sette funzioni, secondo un saggio di Alain de Botton e John Armstrong. Eccole qui. Primo, aiuta la memoria. L'arte consente di non dimenticare il talento di un artista, sta nel distinguere ciò che vale la pena immortalare. Secondo, l'arte dà speranza. In genere, quando i pittori ci mostrano un mondo migliore rispetto a quello reale, non lo fanno perché i loro occhi non sono in grado di coglierne le imperfezioni, lo fanno per dare speranza. Terzo, cura il dolore. Una cosa che l'arte può fare per noi è insegnarci a vivere meglio. Un'opera d'arte, sia una pittura che anche un'opera musicale, è in grado di sublimare il dolore, oppure gli dona un'altra forma. Quarto, dona riequilibrio, vogliamo migliorare noi stessi, ma nei momenti critici perdiamo la motivazione. Quinto, l'arte migliora la conoscenza di sé, un'opera ci stuzzica sempre perché gli esseri umani non sono trasparenti a se stessi. Sesto, l'arte aiuta la crescita, l'arte ci rende incerti perché anche se non lo ammettiamo, spesso non capiamo l'opera che ci sta davanti, ma è quando troviamo punti di contatto con ciò che ci è estraneo che riusciamo a crescere. Settimo, l'arte migliora l'apprezzamento. Il quotidiano fa perdere il senso della bellezza di ciò che abbiamo. Osservare un'opera invece aiuta a cambiare prospettiva della realtà e rompe l'abitudine. E l'arte fa bene alla salute anche secondo una ricerca di Health Evidence Network, una ricerca commissionata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Negli ultimi anni sono stati fatti grandi progressi nella cura del Parkinson, ma allo stato non c'è alcun farmaco decisivo e nei trattamenti farmacologici si fa sempre più strada la via della riabilitazione motoria e cognitiva del paziente. Questo è lo studio che vedete su proprio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma quale può essere in futuro il ruolo della fisiatria per i malati di Parkinson? Rivediamo un primo passaggio di una intervista recente con Alfonso Forte, che con il fratello Francesco e gli specialisti del gruppo Forte ha attivato un protocollo apposito per i parkinsoniani e per gli affetti da neuropatologie. Sentiamo. Sicuramente la fisiatria rappresenta un momento, una disciplina importante per la presa in carico della persona affetta da morbo di Parkinson. La malattia di Parkinson è una malattia che oggi può sembrare molto molto frequente, ma in realtà lo è, nel senso che essendo una malattia neurodegenerativa e la vita media si sta allungando, l'incidenza di questa patologia chiaramente aumenta. Per cui ad oggi in Italia si stimano circa 600.000 ammalati di Parkinson, ultimi lavori ci danno, diciamo, un'incidenza di un 1% della popolazione al di sopra dei 65 anni, significa che una persona oltre 65 anni su 100 è ammalata da sindrome di Parkinson. Percentuale molto alta, Ed è sì. una percentuale molto molto alta proprio perché il Parkinson negli stadi, diciamo, avanzati della malattia può comportare anche una severa disabilità. E quindi laddove c'è una severa disabilità entra in gioco il fisiatra, quindi il medico della riabilitazione, per quella che è la progettazione di un idoneo percorso riabilitativo. Perché in realtà
bisogna sempre fare un progetto riabilitativo che è diciamo individuale rispetto alla persona e calare quindi la realtà della persona all'interno del proprio ambiente e dei propri bisogni. Per cui sicuramente oggi diciamo lo studio delle malattie neurodegenerative, quindi il trattamento delle malattie neurodegenerative, tra cui la sindrome di Parkinson, rappresenta un obiettivo prioritario dei medici fisiatri. Proprio perché questo è stato scientificamente dimostrato, come dicevo poc'anzi, le interconnessioni tra la corteccia temporale e le aree premotorie e le altre aree deputate al controllo del movimento, quindi nuclei della base e cervelletto, oggi non sono un'ipotesi diagnostica, ma sono state documentate da studi di neuroimaging. Per cui in realtà questa, come dicevo prima, rappresenta un po' la sfida del futuro della medicina riabilitativa. E queste sono macchine che, come dire, aiutano, assistono, sono macchine costruite e pensate proprio per questo tipo di malattia, perché hanno questi feedback musicali, acustici. La robotica sicuramente rappresenta, diciamo, il presente e anche il futuro. Ma come dico sempre, la macchina presuppone sempre un cervello pensante, per cui è fondamentale avere, diciamo, strumentazione idonea, ma è necessario ancora di più avere un'idonea programmazione e progettazione riabilitativa. Ecco, quando si è sotto cura farmacologica, dottor Forte, poi, come dire, il farmaco non influisce, secondo lei, sulla reazione, la risposta del paziente a determinati stimoli che pure sono impegnativi, secondo lei? Allora, il farmaco sicuramente rappresenta la base del trattamento, quindi nessuna malattia neurodegenerativa... Ecco, mentre vediamo quello che diceva lei prima, l'andatura indietro. Nessuna malattia neurodegenerativa può prescindere dall'essere trattata farmacologicamente, ma, ripeto, il farmaco associato ad un idoneo percorso riabilitativo rappresenta il massimo che in questo momento si può offrire per la cura dei disturbi del movimento. E tra le principali difficoltà del malato di Parkinson, quelle motorie che rendono problematico persino il camminare. Tipicamente questi pazienti hanno infatti difficoltà a regolare la lunghezza dei loro passi, mostrano un rallentamento del movimento, la cosiddetta bradicinesia, una instabilità posturale e una rigidità dell'andatura. E nel centro Irfri di Pellezzano si realizzano proprio progetti riabilitativi mirati nel contempo al recupero fisico e a quello cognitivo. Su quali attività e su quali esercizi occorre puntare? Sentiamo un secondo passaggio con Alfonso Forte. E infatti un altro ruolo importante della riabilitazione e quindi del fisiatra come, diciamo, medico che gestisce il progetto è l'impatto dei disturbi cognitivi. Il Parkinson non è soltanto un disturbo del movimento, un disordine del movimento, ma accanto ai sintomi motori del Parkinson ci sono una serie di problematiche di tipo cognitivo. Le persone affette da sindrome di Parkinson scrivono male, soffrono di micrografia, hanno difficoltà nella memoria a breve termine, hanno difficoltà molto spesso nell'organizzazione del gesto, hanno difficoltà nella lettura, per cui voglio dire anche i sintomi cognitivi vanno necessariamente presi in considerazione per la pianificazione del trattamento giusto. In realtà non esiste la pillola riabilitativa che possiamo fornire a tutte le persone affette da morbo di Parkinson, ma va sempre calato il progetto nella realtà del bisogno della persona. E ripeto, l'impatto cognitivo può essere anche preminente. È come se si dimenticasse il gesto del camminare o la postura, è vero? Ma in realtà anche diciamo la deambulazione, come tutte le azioni motorie, ha necessità di una cognizione. Il Parkinson ha come caratteristica un'andatura a piccoli passi, quindi questi piccoli passi molto spesso hanno una difficoltà di innesco. Noi diciamo c'è un fenomeno che si chiama freezing, quindi la persona affetta da Parkinson cammina all'inizio su se stessa, poi piano piano diciamo si innesca la deambulazione, che avviene con questi passi molto molto piccoli. Molto spesso si ha una postura, noi la definiamo camptocornica, cioè significa che il busto viene protreso tutto in avanti, per cui in questo si aggiunge un assetto posturale completamente modificato e una dinamica del passo completamente modificata. Qui l'operatore sta insegnando al paziente
la misura, è vero, del passo. Allora, sembrerà una cosa, diciamo, molto, sì, molto semplice, sì, ma per una persona che ha la sindrome di Parkinson, sì, camminare in lateralità, sì, quindi, sì, questo semplice esercizio che noi facciamo fare, diciamo, come lavoro motorio ai bambini di pochi anni sostanzialmente, sì, quando insegniamo le abilità premotorie sostanzialmente, quindi un'andatura laterale, per una persona col Parkinson è una grossa difficoltà e quindi va rieducata. Sì. Sembrerà strano, ma voglio dire, una camminata all'indietro, quindi gestire una dinamica del passo in retromarcia, sì, sì, certo, è un'impresa molto difficile, sì, per cui, sì, necessita di un addestramento specifico. Sì. Sono tutte modalità, chiaramente, che vanno necessariamente sviscerate, proprio perché le semplici abilità deambulatorie di una persona normale vanno scomposte e su ogni aspetto della dinamica del passo bisogna poi fare un lavoro specifico. Ecco, e qui vediamo il paziente. Ecco, questo è un addestramento proprio per, diciamo, la retromarcia, retromarcia e laterale, e la, sì, lateralità. Sì. Questi sono, diciamo, delle esercitazioni che sono fondamentali, sì, sì, perché chiaramente in questo, diciamo, l'effetto preventivo su un rischio di caduta, sì, è veramente importante, impattante, sì, tanto. Infatti ci sono le fratture da Parkinson, cioè la frattura del femore. Una delle cause più, sì, frequenti di fratture del femore è proprio la caduta nelle persone con un disturbo del movimento, sì, sì, certo, che può essere il Parkinson, ma poi ci sono tante altre malattie che possono creare un disordine del movimento, per cui su, sì, questo tipo di malattie neurodegenerative va necessariamente fatto un training di prevenzione, sì, delle cadute. E dinanzi ad un deficit di, in realtà, voglio dire, diciamo, dei meccanismi di regolazione temporale, ecco emergere il ruolo della musica, del ritmo, che si chiama l'entrainment, cioè per migliorare l'andatura dei pazienti con il Parkinson. Sentiamo in quest'ultimo passaggio il dottor Alfonso Forte. In realtà, voglio dire, l'arte e la musica rappresentano un po' la sfida della fisiatria moderna e quindi della riabilitazione moderna, proprio perché studi molto recenti di neuroimaging, quindi di risonanza magnetica, sì, funzionale, dimostrano una stretta correlazione tra le aree temporali e la corteccia premotoria, per, sì, cui in realtà ci sono queste interconnessioni neurobiologiche tra aree corticali diverse che passano proprio per dei sistemi di controllo quali il cervelletto e i nuclei della base. Sì. I nuclei della base sono tipici, ecco, della malattia di Parkinson. Ecco, questa è una macchina particolare che voi avete. Che, all'interno del nostro istituto abbiamo un settore super specialistico sulle malattie neurodegenerative e noi lavoriamo proprio specificamente sulla dinamica del passo. Sì. Attraverso delle Q, quindi delle stimolazioni uditive, sì, noi diamo... ridiamo cadenza al passo, sì, esatto, cerchiamo di modulare, diciamo, il passo del paziente e al passo del singolo paziente, quindi a seconda delle singole caratteristiche di quel paziente, strutturiamo una rieducazione con un'implementazione di brani musicali che possono dare acustici, dei feedback acustici, sì, esterni, sì, che però vanno a stimolare il cosiddetto passo interno, perché ciascuno di noi nel camminare ha un ritmo del passo, certo, sì, su quel ritmo andiamo a lavorare in modo tale da sensibilizzare, sì, e attivare questi circuiti neuronali che possono, sì, consentire poi la coscientizzazione di questo ritmo, perché, voglio dire, chiaramente il tutto deve funzionare anche senza musica, certo, l'abilità di un trattamento pianificato bene è proprio quello di trovare le strategie migliori, sì, per favorire, sì, proprio questa coscientizzazione del ritmo, sì, interno, sì, sì, con il ritmo musicale. Se andiamo un po' più avanti, c'è proprio un esempio di quello che diceva adesso il dottor Forte, mentre qui vediamo sul tapis roulant, vediamo questo. Noi abbiamo visto pazienti con un'evidente difficoltà deambulatoria, sì, cambiare completamente dinamica del passo e equilibrio, eleganza del passo, semplicemente utilizzando alcune melodie che possono creare poi questo ritmo interno. Sì, ecco, se andiamo ancora, qui vediamo per esempio l'operatore, ecco, che insegna sempre con gli strumenti musicali, non so, la batteria, il tamburo, altri strumenti,
che Allora, chiaramente accompagnano, è il vero? percorso prevede una serie di step, Sì. per cui è necessario un addestramento a quello che può essere un Sì. ritmo, per cui ben venga, diciamo, uno strumento Si va musicale, ma formati, insomma. voglio dire, le strategie per raggiungere l'obiettivo sono davvero tante, Sì, per sì. cui sicuramente anche l'utilizzo di strumenti musicali, proprio nell'addestramento al ritmo, può essere, diciamo, molto 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 motivante. Sì. Ecco, andando un po' più avanti con il nostro filmato, c'è una scena in cui un malato di Parkinson è accompagnato in un corridoio da un'operatrice, con la musica. Perché questo? Perché lei prima, dottor Forte, ha detto si fa con la musica, con il ritmo, ma si deve imparare a farlo anche senza. È come se poi la musica restasse nelle orecchie. La vera sfida è proprio quella di innescare Sì. il ritmo interno, Sì, perché il esatto. problema è proprio quello. Nella malattia di Parkinson si ha la perdita di questo automatismo motorio, Certo. di questo ritmo Sì. deambulatorio autonomo, per cui attraverso delle strategie riabilitative idonee, con l'utilizzo di strumenti musicali o di melodie particolari, andiamo poi ad automatizzare e a risvegliare quel ritmo interno, proprio perché questo, voglio dire, è stato scientificamente dimostrato, come dicevo poc'anzi, le interconnessioni tra la corteccia temporale e le aree premotorie e le altre aree deputate al controllo del movimento, quindi nuclei della base e cervelletto, oggi non sono un'ipotesi diagnostica, ma sono state documentate da Sì. studi di neuroimaging. Per Sì. cui in realtà questa, come dicevo prima, rappresenta un po' la sfida del futuro della medicina E riabilitativa. queste sono macchine che, come dire, aiutano, assistono, sono macchine costruite e pensate proprio per questo tipo di malattia, perché hanno Assolutamente questi sì. feedback musicali, acustici. La robotica sicuramente rappresenta, diciamo, il presente e anche il futuro, ma come dico sempre, la macchina presuppone sempre un cervello pensante, per Certo. cui è fondamentale avere, diciamo, strumentazione idonea, ma è necessario ancora di più avere un'idonea programmazione e progettazione riabilitativa. Ecco, quando si è sotto cura farmacologica, dottor Forte, poi, come dire, il farmaco non influisce, secondo lei, come dire, sulla reazione, la risposta del paziente a determinati stimoli che pure sono impegnativi? Secondo lei? Allora, il farmaco sicuramente rappresenta la base del trattamento, quindi Sì. nessuna malattia Ecco, mentre vediamo quello che neurodegenerativa diceva può, lei prima, l'andatura l'andatura indietro. indietro, nessuna malattia neurodegenerativa può Eccolo qui. prescindere dall'essere trattata farmacologicamente, ma ripeto, il farmaco associato ad un idoneo percorso Sì. riabilitativo rappresenta il massimo che in questo momento si può offrire per la cura dei disturbi Sì. del movimento.